In attesa di poter finalmente calcare l'erba del comunale di Montemarcone, la Val di Sangro, a caccia del quinto risultato utile consecutivo, arriva alla Lamezia Terme per allungare il filotto e consolidare la sua posizione di classifica, che attualmente la vede lontana dalle squadre pericolanti. Rispetto alla vittoriosa gara dell'Angelini con l'Andria, Vincenzo Cosco lascia in panchina Vitone e ripropone dal primo minuto Epifani, chiamato a fare il metronomo in mezzo al campo. L'avvio sangrino sembra di buon auspicio e dopo 5 minuti registriamo il velenoso diagonale di Chiopris Gori, ben lanciato da Innocenti, che spedisce il pallone a fil di palo. Al 17esimo Sergi tenta la rovesciata, ma viene anticipato da Martinelli, che costringe a sua volta Furlana ad intervenire in tuffo per evitare eventuali pericoli. Un minuto dopo l'attaccante calabrese appoggia in avanti Perlisi, il quale elude la sorveglianza di Adani e prova a scaricare in porta con la sfera che sfila pericolosamente al lato. Dopo il promettente avvio la gara si assopisce fino al 39esimo, quando la difesa sangrina in evidente affanno rischia grosso con Martinelli, che alla fine è costretto a spazzare sul fondo. I biancazzurri di Cosco tornano a spingersi in avanti e al 41esimo il diagonale volante di Innocenti si perde a fil di palo. La prima frazione si chiude con un giusto pareggio ad occhiali. In avvio di riprese i sangrini, sia pur timidamente, protestano per una caduta in area di Innocenti che per il signor Valentini non è sanzionabile con la massima punizione. L'attaccante sangrino, lasciato forse troppo solo in avanti, è come al solito mobilissimo su tutto il fronte d'attacco. Al sesto Innocenti si inserisce tra i difensori biancoverdi anticipando di testa a Petrassi. Il pallone non inquadra comunque la porta. I padroni di casa cominciano ad avanzare il proprio baricentro e producono un paio di buone occasioni da rete. Al nono Alessandri brucia sul tempo la difesa sangrina e si inserisce su un corner con il suo colpo di testa che spedisce il pallone di poco al lato. Pochi istanti dopo è lo stesso Alessandri che prova la conclusione dalla distanza con il pallone che si alza sopra i legni. La pressione biancoverde è destinata inevitabilmente a dare i suoi frutti, infatti al 17esimo il risultato si sblocca. Ramora raccoglie sul versante di sinistra, si accentra e serve in avanti Porpora, il cui tiro cross viene raccolto sotto misura da Battisti, il quale in sospetta posizione di offside schiaccia in rete da due passi, portando in vantaggio i suoi. Al 25esimo Furlan evita una nuova capitolazione anticipando l'appostato Sergi. La squadra di Cosco prova in qualche modo a reagire e riesce quantomeno a produrre un paio di buone occasioni da rete. Alla mezz'ora la pericolosa girata in area di Pagana manda il pallone a sorvolare la traversa calabrese. 3 minuti dopo Innocenti confeziona la più nitida palla gol sangrina con una pronta girata da due passi disinnescata dal guizzo felino di De Felice, il quale in tuffo riesce ad evitare il KO. Dal possibile pareggio si va al raddoppio della Vigor, che mette in ghiaccio il risultato. Siamo infatti al 37esimo e Lisi riesce a raddoppiare al termine di una caparbia percussione di Alessandri, che riesce a servire l'appostato Sergi, la cui battuta a rete viene intercettata dalla difesa sangrina, che sul prosieguo si fa sorprendere da Lisi, lesto a girare in rete per il gol del definitivo 2-0. Nelle battute finali Furlan, che si avventura in un inconsueto fuori programma, lascia sguarnita la propria porta. Picci prova ad approfittarne, ma il portiere sangrino riesce in qualche modo a rimediare al suo precedente errore. Con la sconfitta rimediata al Dippolito di Lamezia Terme, la Val di Sangro interrompe il filotto di risultati utili e torna ad avvicinarsi pericolosamente ai bassi fondi. A questo punto il calendario mette a disposizione 2 turni consecutivi casalinghi, finalmente al Monte Marconi di Atessa, che bisogna assolutamente sfruttare a dovere.